Lettrici e lettori di samurai. Eccoci qui a fare il primo discorso di carattere enciclopedico. Facciamo un lungo salto indietro nel passato. 44 anni fa, nel mese di marzo, andavamo per la prima volta in edicola. Ero un emerito sconosciuto nel mondo delle arti marziali, anche se editavo, e lo farò per ben 10 anni, la rivista sovietica Sputnik. Quindi avevo una intraprendenza di carattere editoriale non di poco conto. Nello stesso periodo uscivano dalla Bertoletti Editore la rivista Baseball Rugby, War Gymnastic e così via. Il mondo delle arti marziali mi si apriva e da buon modesto praticante, ero cintura bianca dell'editoria marziale. Abbiamo iniziato con Bruce Lee. Sicuramente vi metterete a ridere, ma il mito di Bruce Lee non è ancora morto. Ricordo quando abbiamo invitato in Italia per la prima volta la moglie. E quindi abbiamo fatto delle cose notevoli di quel periodo. Forse qualcuno fa finta di non ricordarselo, ma siamo qua con le nostre pagine mensili e ora con la mia voce a darvi qualche ragguaglio del passato. 44 anni, vi racconto, non si possono raccontare in 2 minuti, però posso fare un salto di qualità. Da 44 torniamo indietro di qualche giorno, a 30. Nel febbraio del 1990, Carlo Henke, un altro compagno di viaggio che ho perso lungo la strada, intervistava Giuseppe Perlati, segretario generale della FITA che era appena nata. Perché era nata la FITA? Forse perché erano stanchi di pensare alle votazioni, ai voti, ai compromessi romani, tutta una serie di difficoltà, chiaramente il karate, quello tradizionale, quello della pratica, quello dal semplice Gedanbare andiamo avanti, era stato dimenticato. Quindi la FITA oggi ha 30 anni, la FITA ha un protocollo importante con la FIGICAM di oggi. Ma non è la volontà di essere diversi, è la volontà di essere sì diversi ma assieme. Bisogna imparare questo tipo di nuovo slogan. Stiamo assieme nella nostra differenza. E come giorno di oggi, tutti vogliono essere diversi ma mettono gli stessi jeans. Allora c'è qualcosa che non funziona. Diciamocelo chiaramente. Dicono i giapponesi: Bun Bun Tai, cultura e pratica camminano assieme. Lasciamo la pratica a chi di dovere. Logicamente vi prometto che qualche quaderno tecnico dei maestri del passato e anche di oggi, dei nostri giorni, lo vedremo nel nostro canale. Ma soprattutto noi vorremmo fare il discorso della cultura. La cultura, non, tutti scrivono sulla cultura. Ma nessuno ne ha tutti i giorni un volume in mano. Vorrei che guardaste questa copertina che abbiamo identificato con il disegnatore Giancarlo Mangini, fumettista di primo ordine. Non è una copertina così, è il concetto di Yin e Yang, visto dal mito Bruce Lee e dall'altra parte un karateka americano. Un karateka americano. Perché americano? Semplice. La parola karate negli Stati Uniti vende, ha sempre venduto. Ancora oggi è alla page nel rispetto di altri nominativi. In America troviamo il Chinese karate, che è il kung fu, il Korean karate, che è il taekwondo, e il Japanese karate, che è il karate. Quindi parliamo sempre di karate.
Quindi non è stata una copertina così improvvisata, è stata una copertina pensata. Bene, io direi che come puntata mi fermerei qui. Vorrei dirvi un sacco di cose del primo numero. Cosa avevamo promesso e stiamo mantenendo. Abbiamo promesso di portare avanti un messaggio. Non pensavo di arrivare a 44 anni, però ho una meta, il 50° di Samurai. Perché? È una scommessa che ho fatto qualche anno fa con il maestro Yoshi Shirai. Dobbiamo rivederci per fare una grande festa al 50° di Samurai. E noi due, il maestro Shirai in primis ed io in secondis, vorrei veramente essere là a questo appuntamento. Quindi abbiamo ancora 6 anni di stare assieme e incrocio sempre le dita, giorno per giorno. Grazie e alla prossima.